Una centrale di passaporti contraffatti ed altri documenti di identità è stata scoperta in un garage a Somma Vesuviana dai carabinieri, che hanno anche arrestato un 64enne per possesso e produzione di documenti falsi. Un centinaio di passaporti sequestrati dai militari, alcuni dei quali già intestati a persone italiane e straniere. I carabinieri hanno anche sequestrato 31 macchinari utilizzati per la realizzazione dei documenti contraffatti e 16 cliché metallici con l'emblema dello Stato italiano. La scoperta è avvenuta dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione dell'uomo, nel cui garage di circa 300 metri quadrati hanno poi trovato la centrale dei documenti falsi, nella quale hanno sequestrato anche numerose card in plastica, probabilmente destinata alla stampa di badge e carte d'identità di nuova generazione. Nei giorni scorsi la provincia di Salerno ha partecipato alla videoconferenza con il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, l'onorevole Giuseppe De Cristofaro, sulla definizione delle misure anti-Covid da adottare nelle scuole all'apertura prevista per il settembre prossimo. È stata approvata la proposta avanzata dai nostri tecnici, afferma il presidente della provincia Michele Strianese, in particolare da Angelo Michele Lizio, dirigente del settore edilizia scolastica e patrimonio. Il CTS ha inviato una nota al Ministero dell'Istruzione con la quale ha chiarito che gli alunni alla ripresa dell'anno scolastico dovranno indossare la mascherina solo in movimento, mentre da seduti decade l'obbligo di indossarla. In tal modo i banchi possono essere posizionati più vicini tra loro, consentendo di raddoppiare il numero di alunni che svolgeranno attività in presenza. La decisione risolve numerosi aspetti critici evidenziati dai dirigenti scolastici e relativi al rispetto delle misure di distanziamento. Il Consiglio Comunale, che si è svolto ieri presso la Casa del Cittadino, ha perfezionato la permuta dell'ex INAM, una situazione che si protraeva da anni e che ha causato non pochi problemi di varia natura a cittadini e residenti. «Siamo estremamente soddisfatti», ha detto il sindaco Cosimo Ferreoli, «per essere riusciti a mettere la parola fine a una vicenda lunga 9 anni. Abbiamo concluso l'accordo con l'ASL e la Regione Campania per acquisire al patrimonio del Comune l'ex INAM in via Enrico Fermi. Ora via ai lavori di abbattimento della vecchia ASL e puntiamo presto a realizzare una piazza con un ampio parcheggio a uso pubblico. All'azienda sanitaria sarà consentito di creare un polo a fondo Rosa Rosa, già sede del distretto sanitario, per l'erogazione di servizi ai cittadini che al momento risultano assenti. Oltre alle visite specialistiche, la nostra amministrazione si sta battendo per attivare il servizio di primo soccorso per i casi non in codice rosso.